Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Allora, dal Ata Hotel siamo con Fabio Gatti, ex calciatore del Perugia, promessa del calcio italiano. Fabio, prima cosa ti volevamo chiedere che cosa stai facendo attualmente. Ma niente, ho preso le scarpe al chiodo, ho fatto il corso da direttore sportivo, sono venuto qua per vedere un attimo com'è l'ambiente. Allora Fabio, operazioni oggi che si susseguono l'uno all'altro, si parla di Hernanes vicino all'Inter, il Milan ha preso questo talentino, conosci questo talentino marocchino Tamra? Lo conosco solo per nome, non l'ho visto mai giocare, quindi però sicuramente sarà un'operazione importante, come è importante l'operazione Hernanes, che penso possa dare molta qualità all'Inter. Si conclude questa operazione? Ma sento molto ottimismo, quindi penso, credo di sì, non conosco bene i dettagli, le cose, però c'è parecchio ottimismo, quindi credo che alla fine si riuscirà a portarla a termine. Secondo te in questi ultimi due giorni, ormai questa giornata volge al termine, in questi ultimi due giorni ci saranno ancora operazioni importanti oppure sarà un mercato ancora come quello di l'anno scorso? Ad agosto si è chiuso con il botto Kakà. Ci sarà un botto come questo anche a gennaio? Ma non lo so, la vedo difficile, anche se poi il mercato è bello perché ci sono sorprese sempre dietro l'angolo, però credo che poi soprattutto il mercato di gennaio sia un mercato diverso da quello estivo e non credo che ci sia un botto finale, però mai dire mai. Allora, noi gli auguriamo ogni bene possibile, anche perché ha dovuto smettere giovanissimo e di ritrovarlo possibilmente in grosse piazze. Grazie mille. Ciao. Ci vediamo.